Guarda, in questo ritiro la fatica, come è normale che sia, c'è, è molto alta. La spinta c'è ogni volta che c'è lo stimolo di iniziare una nuova stagione. È qualcosa che ti spinge sempre a migliorare l'anno precedente, per cui sarà un Verona sotto il profilo, secondo me, tattico diverso, perché ovviamente avremo una modalità diversa di approcciare il gioco, di pressare gli avversari, ma penso che la mentalità che ormai abbiamo e che ci è stata inculcata negli anni sia sempre quella, ossia di andare sempre forte, di andare sempre oltre la fatica e aiutarci come gruppo dentro il rettangolo di gioco. Il mister fin da subito ha chiarito che lui e il suo staff sono ovviamente innamorati di questo lavoro e di questo sport, e ce lo stanno dimostrando. La sticella, come dicevo prima, cerchiamo sempre di alzarla, perché è giusto che uno si crei degli stimoli nuovi ogni anno, secondo me. Ovviamente il nostro obiettivo è la salvezza, cioè il nostro scudetto è la salvezza, senza ombra di dubbio. Speriamo di raggiungerla in maniera più semplice, senza arrivare allo spareggio quest'anno o comunque alle ultime giornate, ma senza ombra di dubbio noi puntiamo a salvarci. Rispetto all'anno scorso, spero che riusciremo ad avere una base più solida alla fine del girone d'andata. Secondo me il segreto è crearsi in casa, per quello che è possibile, un fortino, come spesso le squadre più piccole riescono a fare, e come abbiamo fatto anche per il girone di ritorno, tolti ovviamente alcuni match contro le big, però è quello che secondo me ci può aiutare ad arrivare alla salvezza quanto prima. Il Verona ha raggiunto un obiettivo di squadra, ma in questo obiettivo di squadra c'è stato anche lo zampino di Montipò, che soprattutto nell'ultima partita, nello spareggio con lo Spezia, ha dato il meglio di sé. Sembravi un Super Saiyan che stava per trasformarsi, insomma, cioè, ti abbiamo visto super contento. Super Saiyan anche perché poi mi sono fatto biondo per questa salvezza, mi hanno costretto per questa scommessa. Però al di là di questo, cioè, la prima cosa che ho detto anche a mia moglie fuori dallo stadio è stata che neanche in un film forse sarebbe finita così bene, singolarmente parlando, perché alla fine parlo del ruolo del portiere, del singolo, parlo di me stesso, e una partita così bella con un rigore parato e da lì in poi essere in 10 a soffrire, tutta la squadra disposta a sacrificarsi e fare altre parate decisive, è stato qualcosa veramente di emblematico, che ancora oggi forse non mi sono reso conto di quanto sia stata importante quella partita, ma cioè, la verità è che tutta la squadra si è sacrificata ed era disposta a dar tutto sul campo per portarci alla salvezza. Quindi è stato veramente un momento epico che porterò per sempre nel mio cuore, nella mia testa. L'anno scorso è stato il portiere che, dati alla mano, ha fatto più parate di tutti in campionato. Penso che è un grande piacere con la conseguenza della salvezza, perché vuol dire che ho contribuito veramente tanto in questo obiettivo e mi rende molto orgoglioso. Per un fatto di importanza della partita più che di parate, perché quella su Piontek, infatti a rivedere mi sono venuti un po' i brividi, ti dico la verità, quella su Piontek era al 90esimo, perché me la ricordo benissimo, e era uno scontro decisivo per noi, perché era, se non mi sbaglio, nel mese di febbraio, ed è stata una parata puramente di istinto, dove è stato un uno contro uno fulmineo, perché è stata una palla in profondità, me lo sono trovato davanti, e che è tutto istinto, diciamo, del portiere che si trova lì davanti e che decide di fare una scelta, perché io ho deciso di andare verso la mia sinistra e di, per fortuna, prendere la palla col piede. Ed è, secondo me, la parata veramente più importante della stagione, perché è quello che ci ha permesso poi di portare a casa i tre punti in un momento così difficile del campionato, per cui metto quella lì al primo posto, senza dubbio. Se no, se mi chiedi la più difficile in generale, ti rispondo quella lì magari su D'Ambrosio, senza dubbio, come hai messo tu in classifica. Però io ti giustifico che la più importante è stata quella lì su Piontek, senza ombra di dubbio. Qual è quell'attaccante che, quando sta per iniziare la partita, dici: oddio, oggi gioco contro questo, adesso mi purga? Allora, mi è capitato solo una volta e non so se è stata fortuna poi che non mi abbia fatto gol, ma è stato con Ronaldo contro la Juve, quando ero ancora ai tempi a Benevento, il mio primo anno di A.
quella è stata l'unica volta in cui ho detto qui davanti ho veramente un pluricampione, forse il più forte della storia, e noi squadra che ci dovevamo salvare, ho pensato quello. Mi ricordo che il primo anno del Novara in Serie A, che tra l'altro in porta c'era quello che adesso attualmente è il mio procuratore, che è Alberto Fontana, in porta c'era lui e io facevo raccattapalle dietro la porta, quindi nel secondo tempo avevamo Buffon lì vicino. A fine partita sono corso per chiedere i pantaloncini, perché ovviamente Buffon è il mio idolo, l'idolo di tutti i portieri, penso ancora oggi che sia l'idolo di qualcuno che inizia a giocare da poco. E gli chiesi i pantaloncini, lui me li diede come nulla fosse, tranquillamente, molto gentile. Poi col Benevento, in quella stessa partita che parlavamo prima di Ronaldo, a fine gara vado da loro, dopo un'inaspettata vittoria del Benevento in casa della Juve, e sempre con gli stessi modi gentili e tutto, gli chiesi la maglietta e lui me la diede. Io gli raccontai questo aneddoto che anni prima gli chiedessi i pantaloncini e tutto, lui non so se lo disse apposta o meno, però mi fece molto piacere perché si ricordò di quel ragazzino piccolo che anni dopo giocò contro di lui poi col Benevento. Per cui è stata veramente una bella scenetta, quasi fatto apposta, che da piccolo gli chiesi i pantaloncini e poi in futuro lo rividi io da titolare, lui faceva il secondo a Szczesny e mi diede anche la maglietta, fu qualcosa veramente di incredibile, che conservo ancora tutte e due questi ceneri a casa ovviamente. Di chi è questa frase? La forza di un portiere è quella di dimenticare subito errori e grandi prestazioni, secondo te? Ed è la persona che ho di fronte. È mia? Sì. Un portiere deve avere un grande equilibrio mentale, perché in una partita come in un campionato ci sono milioni di episodi, deve sapere andare oltre qualsiasi cosa, che sia, magari non parliamo di parate in questo caso, parliamo anche di un compagno che ti insulta perché hai sbagliato un passaggio, tu non puoi star dietro magari a un compagno, prendertela e tutto, perché quel compagno sai dentro che ha bisogno comunque del tuo aiuto, essendo tu il portiere. È una dote che un portiere per me deve avere e che ti aiuta a rimanere sano mentalmente per tutto l'arco di un campionato che è veramente, può essere veramente frustrante. La mia passione per Spider-Man è nata, non ti so dire quanti anni fa, ma nacque proprio con i primi film di Spider-Man, con il primo attore Tobey Maguire, che mi ricordo ancora mio padre che mi portò a vedere il suo primo film, e da lì fu un crescere di emozioni e mi ricordo, cioè da lì in poi ho iniziato ovviamente tutta la serie di Marvel, di Avengers e così via, che è una mia grande passione, e poi mi ha portato anche poi la passione per tutti i vari film e in generale, non solamente dei supereroi. Per quanto riguarda il portiere in sé, che deve essere tra virgolette uno Spider-Man tra i pari, sono d'accordo, perché l'agilità e l'esplosività fanno di un portiere la sua bravura in generale, per cui come si muove tra i pari, più agile è, ovviamente più forte è. Non oso essere messo a livello di Yashin, però devo ammettere che lui assolutamente aveva il soprannome più bello in assoluto della storia dei portieri. Da grandi poteri derivano grandi responsabilità, e il portiere ha il potere di poter salvare una squadra. Eccoci qua. E tu ce l'hai fatta. Grazie.